il team building è diventato così importante? Oggi più che mai il lavoro in team è una regola organizzativa prioritaria per quelle aziende che vogliono raggiungere obiettivi di crescita e di business. Livelli più alti di efficienza, aumento della produzione, sinergia e collaborazione tra colleghi fanno del team building la chiave per raggiungere nuovi obiettivi e soprattutto essere pronti a quelle che sono le nuove sfide e i cambiamenti. Il team building infatti riesce a far integrare competenze e conoscenze diverse, a far emergere quelle che sono le caratteristiche peculiari del singolo individuo, quindi caratteri diversi dei partecipanti alle attività del team building, e a favorire la conoscenza tra colleghi, migliorando non solo il clima ma l'intera produzione dell'azienda. È un momento altamente esperienziale in cui i partecipanti devono mettersi alla prova accettando quelle che sono le regole del gioco attraverso momenti di confronto, contaminazione e competizione. È un momento comunque per fermarsi a riflettere, per conoscere meglio se stessi, chi si è avvicino e per conoscere quelle che sono le nuove sfide, i nuovi obiettivi da raggiungere con il proprio team. Nel prossimo video scopriremo i due tipi diversi di team building, quello outdoor e indoor, e soprattutto quali sono le differenze fra le varie attività.